Il punto di partenza per la realizzazione della rete dell'apprendimento consiste nella individuazione, osservazione e descrizione dei suoi nodi, gli attori chiave del processo, e delle loro relazioni reciproche. L'apprendimento è infatti un'esperienza trasformativa che avviene grazie all'interazione tra le persone ed è proprio da qui che dobbiamo partire. Non stiamo inventando nulla di nuovo. Già 30 anni fa, Donald Norman e Alan Cooper parlavano di progettazione user-centered, ovvero sostenevano che durante la progettazione di un prodotto o servizio fosse necessario concentrarsi sull'utente. Chi sono allora i nodi della rete dell'apprendimento? Prima di tutto dobbiamo considerare gli attori principali dell'esperienza, quindi studenti e corpo docente direttamente coinvolti e le loro relazioni reciproche. Dobbiamo inoltre considerare gli scenari in cui tali attori si muovono, quindi il contesto classe, uno scenario più interno, e uno scenario più esterno, che consiste nel corso di studi in cui il corso che stiamo progettando è inserito, piuttosto che l'istituzione, piuttosto che l'ambito tematico del corso. A questo punto ci rendiamo conto che in questo contesto esistono alcuni stakeholders, attori non direttamente coinvolti nell'esperienza formativa, ma che potrebbero avere qualcosa da dire all'interno del nostro corso. Sono per esempio studenti degli anni precedenti, piuttosto che docenti di corsi paralleli, piuttosto che esperti di laboratorio, tecnici di laboratorio, piuttosto che professionisti del settore. Anche in questo caso potrebbe essere necessario visualizzare il loro ruolo e le relazioni con gli attori coinvolti all'interno del corso. Come possiamo notare, abbiamo creato una mappa allargata che visualizzi gli studenti e i docenti del corso, ma anche tutti gli attori che in qualche modo potrebbero contribuire a rendere l'esperienza sostenibile, efficace e, perché no, innovativa. Quindi quello che abbiamo creato è la fotografia degli attori del nostro corso e le possibili connessioni tra loro. Visualizzare gli attori e le loro connessioni può risultare utile per focalizzare il contesto in cui l'esperienza d'apprendimento ha luogo e quindi trarre il massimo dalla situazione. Attenzione però, la mappa non è statica, può essere integrata o modificata man mano che si procede nei vari stadi della progettazione o a seconda del momento in cui si trova l'esperienza didattica.